stiamo andando a Roma per consegnare alle massime cariche dello Stato questo calendario, che è quello che rappresenta in questo momento, in periodo di Covid, l'unica forma che abbiamo per protestare e per mantenere sempre aperta la vertenza che ci sta accompagnando da 20 mesi a questa parte. La nostra speranza è che andando a Roma riusciamo a consegnarlo direttamente al Presidente del Consiglio e a alcuni ministri, affinché si rendano conto della forza e della volontà che gli operai di Whirlpool Napoli hanno e vogliono continuare a lavorare e a fare lavatrici.